Ciao a tutti, avete presente la classica soglioletta bollita da fare quando si è a dieta o quando si vuole restare un po' più leggeri? Oggi preparo con voi una soglioletta surgelata facile, 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 leggera ma tanto gustosa. Facciamola insieme. Allora, per prima cosa, dopo averla fatta scongelare bene e sciacquata sotto acqua corrente fredda, dobbiamo asciugare bene 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 la nostra sogliola tamponandola con della carta assorbente. Ok, ora mettiamo della carta forno in padella, facciamo riscaldare la padella. Poi mettiamo la sogliola sul lato della pelle e la facciamo cuocere per 10 minuti senza girarla a fiamma media. Bene, passati 10 minuti, copriamo col coperchio e facciamo cuocere a fiamma media per 3-4 minuti. Mentre la sogliola cuoce, ci facciamo una cremina, un'emulsione con una sorta di pinsimonio con olio extravergine di oliva, non tantissimo, un pezzettino d'aglio, del sedano, che volendo potete anche sostituire con del prezzemolo, un pochettino di rosmarino, un po' di pepe, sale e succo di limone. Una volta messo tutto, frulliamo. Frullate bene bene, mi raccomando. Perfetto. A fine cottura spegniamo la fiamma, aggiungiamo il nostro condimento, un po' di rosmarino e non mi resta che assaggiare con voi. Buona, buona, buona. Fatela e fatemi sapere che cosa ne pensate tramite i commenti qui sotto. Se il video vi è piaciuto mettete un like, condividetelo. Se siete su YouTube cliccate qui sotto per iscrivervi al canale o qui sopra su Segui se siete su Facebook. Io vi saluto e vi auguro buon appetito.